Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Continua oggi la rubrica dedicata ai migliori giocatori ruolo per ruolo prima dei toti ed è la volta dei terzini, sia sinistri che destri. Io lo so, metto delle mani avanti gigantesche perché si scateneranno dibattiti, mi auguro pacifici, ma molto accesi nei commenti, quindi mi raccomando, come al solito, commento e like che non fanno mai male, perché ho fatto fuori alcuni giocatori e addirittura stavolta non sono arrivato a 10 per non tirare dentro un giocatore a caso alla fine, ma sono rimasto a quota 9 e poi vi spiegherò il perché. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito al video perché già col primo giocatore apriamo secondo me un mondo. Difatti, il primo terzino che io vi presento fa ridere, ma fa anche tanto riflettere, è Ferland Mendy. Siamo arrivati ormai a gennaio inoltrato e per me questo giocatore qui rimane uno dei terzini più forti di tutto quanto il gioco. Questo perché è un giocatore di 1,80 m, è alto come workrate, ha 4 di skill, ha addirittura 5 di piede debole, quindi vuol dire che anche i passaggi con il piede opposto non li teme. Ha ovviamente una velocità supersonica, ha dei passaggi discreti, è molto agile, ha delle statistiche difensive che seppur non al top dal punto di vista numerico, vi assicuro che questa carta in game, e lo saprete meglio di me, rende di Cristo. Ha 83 di forza e 82 di aggressività, che sono anche dei parametri ottimi per un giocatore di questo tipo, e in più ha anche 89 di resistenza. Quello che a me piace tantissimo di Mendy non solo è la sua d'utilità in mezzo al campo, perché oltre a difendere porta anche delle buone offensive, ma il fatto è che ha un body type che gasa, c'ha un'ottima conduzione di palla, si gira bene su se stesso, quindi anche se volete prendere momentum sull'esterno girandovi con questo giocatore qui potete farlo per mandare a vuoto gli avversari, e credo che per quello che è il suo costo, per quella che è la sua nazionalità e l'ibridibilità che ti sblocca, questo giocatore qui non può che appartenere ovviamente a questo video. Quindi promossissimo tuttora Mendy, e credo che a sinistra c'è poco di meglio, soprattutto se consideriamo proprio la Ligue 1. Non posso che lasciare ovviamente anche Theo Hernandez tra i migliori terzini di questo gioco nella sua versione IF, anche qui in attesa che magari possa ricevere un Toti, il terzino sinistro del Milan. Alto normale sul workrate, 1,84 m, 3 di skill e 3 di piede debole, quindi magari meno tecnico rispetto ad un Mendy, anche se fa sorridere, perché poi andiamo a vedere il rendimento dei due e guardiamo la proporzione di assist e gol tra il francese del Milan e quello del Real Madrid, però su FIFA è così. Ovviamente velocità supersonica anche per lui, passaggi che sono accettabilissimi, agilità 80, reattività 86, statistiche difensive che anche qua rispetto a Mendy, bene o male, non è che sono elevatissime, però abbiamo un 81 di forza e un 84 di aggressività che compensano bene. Quello che secondo me Theo ha in più di Mendy, ma anche in meno, è la difesa innanzitutto, perché per via del suo body type recupera molti più palloni, sposta molto meglio gli avversari, regge molto di più a quelle che sono le spallate, però ha un body type, come vi dicevo, che se gli dà questo vantaggio dal punto di vista della conduzione del pallone lo massacra, perché lo appesantisce tanto, rischiate di perdere palla quando vi girate con questo giocatore qui, è proprio goffo anche negli speed boost, non è che prende questo grandissimo campo, quindi per quello che mi riguarda con Theo guadagnate tanto dal punto di vista difensivo, ma perdete un pochino per quanto riguarda diciamo l'impostazione di gioco. Io attualmente gioco Theo nella mia squadra e ne sono comunque contentissimo, però alle volte sento un po' quella mancanza di qualità palla al piede che fa tanto la differenza, però Theo ovviamente giocatorone che non può mancare tra i top terzini, così come non può mancare secondo me tra i top terzini, sempre per il discorso di nazionalità e di ibridibilità, questo di Lane. E perché? Perché questo è come se fosse praticamente il doppione di Theo Hernandez, proprio a livello fisico, di body type, ha proprio quella corpulenza che ha anche Theo, in più abbiamo 3 di skill, ma soprattutto 5 di piede debole, che vuol dire che anche col destro, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei passaggi, con Thomas ci siamo, velocissimo anche lui, passaggi che sono migliori rispetto a Theo, molto agile,
pecca magari un pochino di reattività, questa cosa è sempre figlia del body type che addirittura qui lo appesantisce ancora di più rispetto a Teo, statistiche difensive che però sono superiori, mentre su forza e aggressività siamo bene o male pari. Però vi dicevo, per quanto riguarda il complesso del giocatore, a me è piaciuto tanto perché mi ricorda molto il terzino del Milan, quindi considerando quelli che sono i difensori che si portano comunque centrali in giro di questo periodo e abbiamo anche visto nel video precedente, secondo me rende benissimo e si può tranquillamente piazzare squadra con un ottimo qualità prezzo il terzino sinistro francese del Metz. Un altro terzino sinistro che è spettacolare, ritornando al discorso relativo alla Serie A, è ovviamente Leonardo Spinazzola. Il dibattito acceso spesso è tra proprio Teo e Spinazzola. In questo caso abbiamo un 5 di skill e un 4 di piede debole, quindi molto più tecnico il terzino della Roma, velocissimo anche lui, un ottimo passaggio corto ma pecca un po' nel lungo, anche qua ottime stats di agilità e reattività, elevate stats difensive, pecca tantissimo in forza e aggressività. Qui ritorniamo un po' a quel discorso precedente, così come con Teo guadagnavamo dal punto difensivo ma perdevamo dal punto di vista offensivo, stavolta con Spinazzola succede il contrario, quindi rispetto a un Teo abbiamo un giocatore dal body type un po' più esile, molto più slanciato però per eventuali speed boost e giocate nello stretto, però andiamo a perdere appunto quella robustezza che ci permette alle volte di recuperare palla, quindi questo Spinazzola cede un po' fisicamente e viene spesso bullizzato agli avversari, quindi onestamente tra i due io vado sempre a preferire Teo, ciò non toglie che però questo Spinazzola, vista la carenza soprattutto in Serie A di terzini, potrebbe essere giocato anche a 7 dall'altro lato, quindi super promosso comunque il terzino sinistro della Roma, a cui auguriamo anche una pronta guarigione visto che è infortunato dall'europeo. Cambiando campionato andiamo a fare un giro in Bundesliga e troviamo un terzino fortissimo che va a dare una mano anche al discorso che vi avevo detto dei difensori centrali come Süle e Klostermann che hanno bisogno di intesa, che è Alfonso Davies nella sua versione rule breaker. Parliamo di un giocatore 4-4, 1,83 m alto-basso di work rate che non è un problema, piede sinistro, ovviamente una freccia velocissimo, passaggio corto top, statistiche di dribbling molto elevate, anche la reattività che è quella che ci interessa, stats difensive che ci sono, forza 77, aggressività 80. Quell'aggressività 80 un pochino lo rende fragilotto nel discorso difensivo, anche con Davies magari abbiamo un giocatore molto più completo soprattutto per quanto riguarda la conduzione di palla, però parliamo di un giocatore che comunque ha un body type importante che si fa sentire quando c'è da affondare un contrasto, per cui io mi sento di consigliarvelo e soprattutto mi sento di consigliare questa versione rispetto alla versione Potm perché praticamente costano uguali e questa però è scambiabile, quindi magari poi volete andare a smontare quel pezzo lì della difesa togliendo lui e un difensore, potete tranquillamente farlo senza avere rimorso di aver bloccato dei crediti su una carta non scambiabile come è il Potm. Vi avevo spoilerato prima con un misclick la versione Deliner Joao Cancelo, ovviamente stesso discorso vale anche per la versione 89 e per quelle precedenti, però sto prendendo le versioni migliori in questo video. Giocatore pazzesco, 1,82 m alto normale il work rate, 4-4 skill e piede debole, parliamo di un terzino molto veloce con degli ottimi passaggi, probabilmente i migliori fino ad ora del video. Agilità e reattività on point, stats difensive molto elevate, qui siamo estremamente sotto con la forza e l'aggressività, però per quanto riguarda Cancelo siamo in presenza di un giocatore che è veramente super completo, perché nonostante quei parametri un po' bassini si fa sentire tanto soprattutto nelle diagonali difensive, tiene bene gli spazi in difesa, porta molto bene il pallone per via del suo body type, per cui io lo straconsiglio ed è anche molto molto interessante qualora dovesse magari uscire un Ronaldo Toti per dargli intesa. Diventerebbe a quel punto fondamentale e potrebbe ricevere anche un boost a livello economico di prezzo. Ritorniamo invece in Ligue 1, ci eravamo allontanati dopo i difensori centrali dello scorso video e troviamo Hakimi nella sua versione One to Watch, che per me attualmente è il miglior terzino destro del gioco incontrastato, questo perché è velocissimo, magari non c'ha la qualità nei passaggi che può avere un Cancelo, però è agile ed è reattivo, ha delle altissime statistiche difensive e rispetto al terzino portoghese ha anche più forza e aggressività. Io lo preferisco perché c'ha un body type particolare che permette di reggere tanto in fase difensiva e soprattutto in fase difensiva mi è sembrato sempre molto molto automatico sul pezzo, oltre che anche fondamentale quando lo prendiamo per andare in anticipo, quindi sempre pulito nei suoi interventi. E già so che spesso il paragone che viene fatto con questo Hakimi è con un altro terzino.
che non è Klaus, che a breve vi vado a raccontare, ma è Atal. Onestamente io Atal lo vedo più come un giocatore da schierare mezzala, da schierare esterno, ma non da terzino. Da terzino pecca un po'. Un altro di cui spesso parlate è Traoré, però entrambi, sia Traoré che Atal, perdono un po' di valore da quando è uscito questo Klaus. E vi spiego immediatamente il perché. Costa pochissimo, 70k che... con carte che abbiamo nel club lo paghiamo tutti zero, è francese, dalla tripla Fofana, porta palla che è un amore, c'è un body type e uno speed boost clamoroso questo Klaus, velocissimo, buon passaggio, agilità e reattività on top, statistiche difensive che ci sono, pecca un po' in lettura difensiva ma comunque andiamo bene, forza e aggressività che fanno la loro. Questo qua io l'ho sbloccato e l'ho trovato superiore soprattutto da Kimi Base, che mi stavo portando dietro da un po', e vi ripeto, a livello di body type è veramente molto interessante. L'anno scorso provai il Toz, lo trovo molto più reattivo rispetto a quel giocatore provato d'estate e mi sento veramente di stra consigliarvelo, perché per me è un giocatore che al momento è un po' sottovalutato. Per andare a chiudere il video, vi porto invece, sempre come terzino destro, Alexander Arnold nella sua versione rule breaker, perché parliamo di un giocatore che in game è molto fisico, 1,80 m, 4 di piede debole e 3 di skill, veloce, con dei buoni passaggi, agile anche lui, è reattivo, stats difensive molto alte, pecca un po' in forza e aggressività, un po' come Cancelo, quindi io lo pongo ovviamente subito dietro il portoghese, però anche qui parliamo sicuramente di un ottimo terzino. Non ho inserito James, perché James ha il problema del body type all'ateo, però moltiplicato, io lo sento veramente molto più pesante, e James, piuttosto che schierarlo a questo punto da terzino, si potrebbe andare un po' a ripescare il meta di FIFA 21 e metterlo a DC, ed è il motivo per il quale questo video prevede dunque non 10 ma 9 terzini che secondo me al momento sono i migliori su FIFA 22. Quindi ragazzi, anche per questa top è tutto, fatemi sapere nei commenti ovviamente cosa ne pensate, in descrizione trovate tutti i link dei vari partners, il link della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno a partire dalle 8 di mattina e vi aspetto. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!